abbiamo un grande inno che ha un solo difetto, è suonato da cani. O meglio, non è eseguito come lo scrisse Michele Novaro. Attenzione, Novaro e Mameli non lavorarono insieme. I cronisti sono due, una voce che chiama e un popolo che risponde. In un'immensa pianura, riempita all'inverosimile di tutte le popolazioni italiane, improvvisamente rulli di tamburo e squilli di tromba. Come inizia il nostro inno? Un segnale d'allarme. Tamburi, trombe, che si ripetono ancora. Le trombe richiamano. E lo sguardo delle persone va in un angolo di questa pianura dove c'è un trono e sul trono un personaggio meravigliosamente vestito e comincia a parlare. Ci sono due battute d'attesa che devi accentuare l'aspettativa. Non ne tagliamo sempre una, spesso, bestie, non si fa. Questa figura comincia a parlare. Ma come parla? Forte, con molta energia. Non è fratelli d'Italia, l'Italia, no, fratelli d'Italia! Italia, se adesso io devo convincere a prendere le armi. E adesso quello che noi traduciamo con popopò, 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 che non è popopò, l'effetto di quelle parole sul cuore della gente, dei pugni sullo stomaco. Bam. Noi siamo abituati a ricantarlo uguale, fratelli d'Italia, no, 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 no. Noi ripetiamo la strofa perché il popolo non ci crede e la ripete, incredulo, la gente ha paura. Non c'è niente di eroico qua. Si affaccia l'idea del combattere, ma c'è anche l'idea della morte. Poi il miracolo. In questo momento il popolo capisce che può farcela. Si alza, la voce si alza e grida quel sì che non c'è nella poesia. Sì.